Allora, dimmi. Allora, io volevi fare volevi delle domande specifiche oppure preferivi fare una lezione partendo da zero e via via andiamo via velocemente? Sì, andiamo via velocemente. Poi quella cosa là che ti ho detto te la mando tramite. Ti mando la Sì, foto così ti rendi così ti conto. faccio vedere. Vabbè, allora, cominciamo Particolare. rapidamente, Sì. rapidissimamente. Se Allora. magari le toolbar del 2016 che rispetto al 2012 è cambiato un po'. Parecchio sono cambiate, proprio rispetto al 2012 al 2016 ha cambiato proprio veste grafica. Ok, adesso io procedo velocemente partendo da zero, magari alcune cose le sai già, però fermami Certo, se in certo. caso hai dei problemi, comunque non mi segui. Allora, SolidWorks, come sai benissimo, immagino, può gestire parti, assiemi e messe in tavole, ok? Ok. Allora, il concetto su cui si basa SolidWorks è prima di tutto si basa come nella realtà cosa c'è? C'è la parte, Ok. poi tante parti vengono messe all'interno di un assieme con degli accoppiamenti tipo concentrico, ok? E poi a sua volta da questa parte e da questo assieme possono essere generati dei disegni, ok? Sì. Delle tavole e sono collegati tra di loro. Poi chiaramente si può personalizzare il software a secondo di quello che ti serve, con la tipografia, ognuno se lo personalizza come meglio crede, con i cartigli. Ok, quindi noi cominciamo, facciamo una parte semplice, ci focalizziamo sulla parte, come funziona. Allora, la parte si basa adesso io qua normalmente non utilizzo tutte queste espressioni, Sì, no, è evidente, non è evidente. utilizzo solamente quelle che mi servono. Aspetta un secondo, chiudo la finestra, scusami. Sì, allora stavo dicendo che c'è la parte contraddistinta da questo triangolino giallo. Adesso, come si fa a costruire una parte? Una parte è semplicissimo, si basa su due concetti fondamentali. Allora, qui, scusami, hai tante cose. Io queste cose all'inizio non usarle, vado qua col destro. Tolgo il command manager e spariscono, così ho più roba, ho lo schermo più ampio. E poi che cosa utilizzo? Quello che serve all'inizio, quindi gli schizzi e le funzioni, basta. Funzioni. Ok. Quello che ti può servire è questo. Quindi il concetto è su questa parte, su questo piano, fai uno schizzo, che tipo di schizzo vuoi fare? Beh, allora qua hai tutti gli schizzi possibili. Cominciamo con le cose semplici, proprio basilari. Voglio fare un rettangolino. Io voglio fare un rettangolino. Che tipo di rettangolo vuoi fare? Vuoi indicare i due angoli, dal centro verso, vedi che c'è uno, due, dal centro verso l'altro, oppure un parallelogramma. Facciamo questo, che è più semplice, questo. Ok, su questa faccia qua, aspetta, schizzo, cos'è questo? Ok. A questo punto vedi che lo schizzo è blu. È blu Sì. perché può Non è muoversi, definito. non è Non è definito, esatto. definito. Io adesso io non sei obbligato tu a definire gli schizzi. Ok. In fase di Ok. Come funziona te progettazione, la fa lo stesso anche se non è definito lo certo, schizzo. Ok. certo. In fase di progettazione, magari quando non hai le idee ben chiare, ti è comodo avere gli schizzi non definiti, cioè ti avvicini più o meno quando sei in fase di progettazione. Quando invece diciamo che hai le idee chiare, allora è meglio mettere le quote. Per cui faccio quota. Adesso vedi che il cursore ha cambiato sagoma. Io voglio che questo sia, ad esempio, aspetta un attimino che ho sbagliato, quota, questo. Lui mi propone una quota, io voglio imporre 500. La mia, la nostra, ok. Ok, poi vado qui e dico quant'è, questo è 155, io voglio 150. Boh. A questo punto che ho fatto lo schizzo, devo applicare una funzione. Che Sì. funzione gli applico? Qua è semplice. La prima è Estrusione. l'estrusione. Io ti suggerisco, come metodo di lavoro, quando fai le estrusioni, la prima non farla cieca, ma farla rispetto a un piano Sempre intermedio, intermedio. perché così hai un Uno e piano di mezzo. appoggio da utilizzare un domani per l'accoppiamento. Ok? Per cui fai 100, Cioè 100. l'accoppiamento si riferisce sempre a metà schizzo, diciamo, a mezzeria, Sulla diciamo. mezzeria, sì. Ho Adesso capito. vedrai che man mano andiamo avanti, le idee ti si chiariscono. Per cui facciamo 100.
Poi supponiamo, poi control 1, control 2, control 3, control 4, sono viste, ok? A questo punto dico, buon, io voglio fare qua un altro pezzo, voglio sagomare, voglio fare un'altra funzione, per cui il concetto è su questa faccia, cosa applico? Applico questa volta un altro schizzo, mettiamo un'asola. La coordinata lì, XY, ti dà cosa questo. Indica? Questo? Sì, sì, diciamo lì là. Allora, questo ti dà... Allora, vedi quando clicchi due volte, vedi questi pallini blu, li vedi? Sì. Ti dà la sì. possibilità di modificare in modo dinamico lo schizzo, perché okay. hai abilitato questo bottone chiamato Instant 3D. Ah, se, okay. Se tu abiliti questa opzione, vedi che sì. compaiono queste, quindi puoi velocemente... cambiare esatto. Tra l'altro nota una cosa interessante, che se quando vai qui sopra e sì. clicchi sopra, se sei al di qua, vedi che tu puoi andare o al di qua, vedi che lui se vai molto al di qua si incrementa di centesimi, se sì. vai qua l'incremento, ti avvicini qua, l'incremento avviene per millimetri o per decimi, vedi sì. che a seconda dove posizioni il cursore. Okay. Hai capito? Chiaro. Sì. Io questo lo uso normalmente quando magari sono in fase di progettazione, non so esattamente come va a finire, allora mi fa comodo avvicinarmi in modo grafico alla soluzione che mi interessa, per cui vado qui sopra, vado qui, vedi, e così vedo rapidamente come evolve il pezzo. Sì. Okay. Ma perché hai abilitato questa opzione? Se tu la disabiliti, guarda cosa non succede. Fuori. Vedi? Io adesso vedi che l'ho disabilitata, vedi? Sì. Se vado qua e faccio clic, vedi che non compaiono più, fatto caso. Sì. Ok? Bon, a questo punto facciamo su questa faccia, faccio uno schizzo. Che schizzo sì. voglio fare? Voglio fare un poligono. Sì. Quanti lati sei? Va bene, sei. Sì. Posso fare anche 10, 20, posso fare quello che voglio qua, se mi va bene. A questo punto io sto disegnando su questa faccia blu lo schizzo, sì. va bene? Clicco qui sopra e sì. poi vedi che adesso io, vedi questi qua blu, verdi scusa, quelli sono, verdi, sì. sono le relazioni dello schizzo, cioè ti dice sì. che questo è in tangenza con questo, vedi? Sì. Ora, è tutto blu perché non è vincolato. Adesso diamo sì. dei vincoli, per esempio. Supponiamo che io voglio, sto facendo un esempio per farti capire un po' la relazione che esiste tra schizzo e bordi, ad esempio. No? Quindi fai, cuoto questo e questo. Voglio sì. che perché il mio progetto sia valido, non so, che questo abbia 12 gradi sempre. Quindi sì. a questo punto poi magari voglio che da questo bordo a questo bordo devo avere ad esempio supponiamo 100 sempre sì. ok, e poi magari voglio che questo esagono debba avere una non so un esagono da non so 55 sì. ok, vedi com'è semplice. A questo punto vedi che è ancora blu, perché è blu? Perché ha ancora gradi perché di libertà, ma gli manca ancora i gradi, esatto, ha ancora dei gradi di libertà. Mi sarebbe bene, oppure posso anche legarlo a questo bordo. Io voglio che da questo bordo, ipotizza da questo bordo a questo punto ci deve essere ad esempio, perché il progetto sia valido, sempre 50. Vedi okay. che è diventato blu. Tutto nero è definito, allora è diventato nero, nero perché è definito. A questo punto cosa fai? Devi applicare una funzione. Che funzione okay. applichi? Qua devi scegliere. Io posso sì. in questo momento applicare una funzione di taglio estruso. Ok. Io taglio estruso, però io non voglio un taglio estruso semplice. Posso fare che tipo di taglio voglio? Lo voglio passare cieco, vuol dire che mi dà una profondità. Una distanza, no? Rispetto al piano. Posso dire, me lo fai passante, vuol dire che lui attraversa tutto il corpo. Ok. Queste qua sono le condizioni finali dell'estrusione. Posso dire, ad esempio, fino al successivo, fino al vertice, fino alla superficie. Dopo li vedremo. Adesso non voglio scendere nei dettagli, perché questo li usi mano a mano che disegno. Okay? Sì. Ok, a questo punto io voglio una cosa interessante, questo, ad esempio, potrei fare. Offset alla superficie.
da quale super, vedi che qua adesso SolidWorks è bello, cioè bello, è, diciamo che ha una sua logica, perché tutti gli input li mette qua sulla colonna di destra, ok? E poi quando compare qua il blu, la finestra blu, vuol dire che lui si aspetta qualcosa nell'area grafica, per cui tutto cosa cambia che mi è capitato, scusa Angelo, cosa cambia che mi è capitato, cosa cambia dalla riga con l'azzurro alla riga con rosa, ad esempio? Questo? Sì. Tra questo e questo? Sì. Perché sono campi, solo lì vuole input diversi, ti faccio vedere. Qua vuole una direzione, direzione di estrusione. Normalmente, se tu non dici niente, l'estrusione te la fa perpendicolare alla faccia dove è disegnato lo schizzo. Però non sempre la vuoi perpendicolare, la potresti volere anche angolata. Ti faccio vedere. Sì. Cominciamo con questo. Io voglio fare questa estrusione rispetto a un offset dalla superficie, rispetto a quale superficie? Vedi che adesso l'input è questo. Sì. Io devo indicare una superficie o una faccia, vedi, te lo indica qua. Sì. Faccia o piano? Faccia o piano. Io voglio rispetto a questo piano. Sì. Rispetto a questo piano devi stare a un offset di 100 mm, per cui lui terrà sempre da questo punto a questo punto 100 mm. Ok. Chiaro? Posso fare anche ad esempio, non so, 50, vedi che si è avvicinato. Sì. Okay. Bon. E adesso cosa faccio? Io dico, posso anche qua rastremare vuol dire dargli un angolo di sformo, okay? Ad esempio fare qua 5, okay? Vedi che va giù di 5 gradi, okay? Oppure posso sformarlo esternamente, vedi? Ok, a questo punto faccio confermo cosa vuol dire che lui fa questo taglio estruso con questi gradi. Ti faccio vedere meglio, guarda. Se io vado qui e poi clicco su questa icona, che vuol dire vista in sezione, lui mi dà la possibilità di selezionare il pezzo e vedere all'interno. Cioè la sezione te la puoi fare all'interno del pezzo o all'interno di un assieme, per lui indifferente. Sì. Ok? Sì. Bene. A questo punto cosa facciamo noi? Possiamo dire, buono, adesso io cambio la modalità di rappresentazione, di visualizzazione, voglio usare questa. Sì, senza, non renderizzata. Esatto, questa qua. Perché ti dico questo? Perché io adesso io ti faccio vedere che cambiando, aspetta un secondo che mi ha suonato. Allora, stavo dicendo, vedi che qua adesso, ecco, io adesso abilito l'Instant 3D, guarda adesso cosa succede. Vedi che la differenza da qua, noi gli abbiamo indicato 50 mm, ok? Sì. Noi adesso cosa facciamo? Andiamo qui, vedi che io abbasso in modo dinamico l'altezza, però mi mantiene sempre 50 mm. Sì. Vedi, questo è il disegno parametrico, cioè gli dai dei vincoli e lui li rispetta. Okay? Cioè, ed elizia e croce, nel senso che a volte quando l'assieme è complesso o la parte è complessa ti può dare dei problemi, perché magari introduci delle modifiche che non vuoi. Che non tornano. Esatto. E lì dopo si entra un po' nel complicato, si fa un po'... Ok, a questo punto che cosa facciamo? Ritorniamo qui, ok? Aggiungiamo un'altra funzione, ad esempio voglio fare qua uno smusso, per cui vado qui, faccio uno smusso, ok? Un raccordo, esatto. Sì. Qua chiaramente vedi che metto bordo. Ah, ecco una cosa, scusa, una cosa che volevo dirti che mi sono dimenticato prima. Questo campo qua, direzione. Facciamo finta che adesso io voglio non estrudere questo perpendicolare a questa faccia, ma la voglio fare angolata rispetto a questa faccia. Io però devo fare così, guarda. Sì. Vado qua. Sì. Vado su questa icona, vuol dire che io porto la barra del tempo qua. Dietro. Esatto. Per cui adesso io voglio creare qui che cosa? Voglio creare una direzione. Posso creare su questo piano, vedi che piano di mezzeria, ma anche non sono obbligato sul piano di mezzeria, anche su una faccia. Faccio uno schizzo. Che schizzo faccio? Faccio una linea di mezzeria o linea di costruzione. E me la disegno a caso perché in questo momento non mi interessa. Volendo potrei anche dare, premo la barra, vado qui e lo schizzo è parallelo allo schermo, ok? Sì. A questo punto cosa faccio? Vado qui,
Mi dà un angolo. Gli posso dare un angolo, ipotizza, non so, 60 gradi, ok? Sì. E fai confermi. Sì. Adesso appunto, che cosa succede? Succede che io adesso io posso fare un'estrusione, guarda. Vado qui, faccio un'estrusione. Sì, funziona. Però ti ricordi questo campo qua? Adesso io vedi che l'ho dipinto di blu. Sì, quello è blu. Sì. Se adesso io, quando questo è blu, vado qui e ci clicco sopra, lui prende questa linea e me la mette qui, vedi? E cambia anche la direzione di estrusione, guarda, guarda. Boom, vedi? Eccoli. Lui ha mantenuto, cambia l'estrusione, l'inclinazione, la direzione di estrusione, ma però mantiene anche 5 gradi di sforno. Sì. Sì. Normalmente si usa, dipende dal tipo di lavoro che fai, chiaro. Non so, le cose dei stampi elettrorosione. Sì, esatto. Bon, a questo punto cosa facciamo? Possiamo ad esempio aggiungere un nuovo, non so, una nuova funzione. Ad esempio posso aggiungere qua una funzione di, possiamo aggiungere questa funzione qua, che è uno svuota. Ah. Clicco su svuota. Come funziona svuota? La conosci? No, svuota non la conosco. Funziona in questo modo, guarda. Tu devi dare lo spessore della parete, ipotizza 5 mm. Gli devi dire qui la parete, la faccia da rimuovere, cioè quello che tu non vuoi. Io voglio questa, ad esempio, no? Voglio rimuovere questa faccia. Poi gli indico che cosa devo svuotare, mostro l'anteprima per, diciamo, facilità. Vedi che adesso lui ti ha mostrato l'anteprima. Lui ti fa 5 mm di offset all'interno. Sì. Oppure posso svuotare all'esterno, vedi? Cioè, come se fosse, cos'è, una, tipo una tasca? È come, no, è come un guscio. Guarda, vedi? Ah, ok. Lui l'ha svuotato completamente, è andato completamente. a spessorare di 5 mm. Vedi? Sì. Però tu non sei obbligato a spessorare di 5 mm in modo uniforme. Potresti anche dire imposta un multispessore. Normalmente lo fai 5, però magari supponi che su questa parete lo vuoi 10. Sì. Questa mettiamo. Vedi? Vedi che lui... È di più, sì. È di più. Perché magari per esigenze tue di progettazione qui lo vuoi 10. Sì. Chiaro? Sì. Buono. Ti voglio chiedere una cosa che non ho trovato anche sui tuoi video, una domanda, ultimamente non si usa, ma nei solidi, diciamo, con non si usano le operazioni tipo booleane, non certo. Ci sono? Certo che si usano. Ah, ci sono. E voglia, te ne faccio vedere una rapidissimamente, guarda, si usa la sottrazione, si usa il comune, no, che esiste. Dopo lo usi, dipende dal tipo di lavoro. Ah, ad esempio, okay. Ti faccio vedere, guarda, interessantissimo. Okay. Supponi che io qua voglio, ti faccio vedere un'operazione booleana di tipo comune. Io voglio, ad esempio, qui, guarda, su questa faccia mi metto normale, mi faccio un cerchio, ok? Sì. Mi faccio un cerchio e me lo estrudo. Me lo estrudo in che modo? Aspettami, facciamo così. Me lo estrudo passante. Sì. Ok, magari gli do un angolo di sformo, 5 gradi. E poi anche dall'altra parte gli do passante, gli do dall'altra parte sforma esternamente, così 5 gradi. Allora, sì. Faccio così, faccio un cono unico, 5 di qua e 5 di qua, okay? Poi cosa faccio? Se io abilito questa funzione unisci, cosa succede? Lui unisce questo solido che sto creando con quello precedente e crea un solido unico. Vedi che ti è creato quel solido qua, vedi? Sì. Però a volte la cosa a te non piace o comunque non vuoi creare, tu vuoi avere due solidi distinti,
Allora cosa fai qua? Importantissimo questo, eh? E togli la spunta, non unire. No, ok. In questo modo lui cos'ha? Vedi che gli ha creato questa cartelletta corpi solidi numero 2, 1 e 2, che tra l'altro io ti consiglio di colorare in modo diverso. Okay. In questo modo tu puoi distinguere un solido dall'altro. Vedi che, questa colorare cosa... vai sulla U. Allora, per colorare devi andare qua, guarda. Vedi che, allora, vedi questa, questo segnetto? Sì. Quando tu lo clicchi, allora, premesso che tu per colorare hai diverse possibilità. Non è questa, questa è una strada, potrei facilitare anche altre. Questa è una strada. Quando tu clicchi qua sopra, ti apre questa specie di specchietto con quattro colonne. Che forse il 12 non c'era tutto quello, no? No, del 12 non credo, però non mi ricordo, vado a memoria. Nel 16 poi hanno introdotto un sacco di modifiche, hanno l'interfaccia cambiata, i colori sono cambiati. Infatti anch'io mi sono trovato un po' all'inizio un po' male, perché abituato al 12 poi facevo fatica a aumentarmi. Poi vabbè, si tratta di abitudine, basta che lo uso 2 o 3 volte. Ok, a questo punto io vado qua sopra. Aspetto. Importantissimo, quale aspetto del corpo, ok? Non della parte. Importante. Vedi che qua hai 1, 2, 3, 4, 5 tipologie. Il primo te lo prende tutto. Il secondo ti colora la faccia. Il secondo ti colora le superfici. Il terzo il corpo, quello che interessa a noi. Il quinto ti colora la funzione. Cioè tu puoi addirittura colorare ogni funzione assegnare un colore, no? Ok? Okay, a questo punto a me interessa ad esempio, non so, questo qua grigio, ok. A questo punto io vedi che adesso io ho 2 soldi, 1 e 2, vedi? Adesso lui ha segnato dei nomi, ma io volendo potrei anche cambiarli. Qua invece se clicchi qua sopra vedi che lo puoi nascondere, qua lo puoi nascondere e lo puoi visualizzare, vedi? Mentre qua invece cambi, diciamo, la rappresentazione di default. Ma questo qua non toccarlo mai, perché cioè, ti fa vedere, se tu clicchi qua, te lo fa vedere di default. Volendo tu dici, ma a me non mi interessa, voglio vedere questo, lo voglio vedere in questo modo. Vedi? Così puoi vedere anche attraverso. Ma io non uso mai questo qua, è raro. Ma... Certo, ok. Queste qua sono, diciamo, sciocchezze che... Ok, a questo punto cosa faccio io? Vedi che io qua, poi, una cosa interessante è l'ultima colonna, che è la trasparenza. Questo è utile invece, perché a volte ti può capitare di avere un solido dentro un altro solido, per cui vuoi vedere attraverso e non vuoi nasconderlo. Per cui puoi fare qua, puoi mandarlo in trasparenza, vedi? Lui va in trasparenza, puoi vedere attraverso e capire che cosa c'è dentro. Sì. Chiaro? Quindi adesso io, questo vale per le funzioni, vedi che è tutta questa colonna, io voglio, posso mettere anche la trasparenza, tutti questi elementi li posso associare anche a una singola funzione, vedi? Sì. Ok, a questo punto io voglio applicare una funzione booleana, va bene? Sì. Che funzione booleana voglio applicare? Posso fare ad esempio una sottrazione booleana, per cui vado qua a funzione, arrivo abbina. Bon, abbina cosa vuol dire? Aggiungi, sottrai, comune. Sì. Sono le funzioni booleane, le quattro tre funzioni booleane. Quindi aggiungi vuol dire che lui unisce i due corpi. Posso... I solidi come la funzione. Esatto, quindi unisci questo con questo. Sì. Ti faccio vedere, guarda. Li fonde, vedi? Sì. Vedi che adesso è scomparsa la cartelletta? Perché adesso è un solido unico. Vedi? Sì. Oppure vai qua, modifica la funzione... E vuoi fare una sottrazione booleana? Penso che le conosci, no? Le sottrazioni. Mi faccio il corpo principale per me, o è questo o quello? Beh, prendo questo. Questo. Il corpo da sottrarre è questo. T'ha fatto l'interno. Mi dici, vuoi tenere tutti i corpi? Sì. Vedi? Sì. Lui adesso ha trovato 2 corpi, 1 e 2. Ha fatto una sottrazione booleana. Sì. Chiaro? Sì. Oppure posso fare un'altra cosa, no? Io voglio le parti comuni,
quindi comune, guarda. Intersezione. Esatto, intersezione. Perché dice errore di sintassi? Ah, sai perché? Sai perché? Perché questa probabilmente questa la superficie filo. Coincide con la quella, filo. Per cui non sa cosa fare lui. È chiaro? Magari quando a filo, no? Sì, perché è a filo. Noi adesso per risolvere il problema cosa facciamo? Questo lo cancelliamo. E qua lo cancelli. E questo, l'estrusione, io la faccio cieca, la faccio passante, la faccio, supponiamo, offset dalla superficie. Da quale superficie? Da questa superficie. Quanto vuoi fare l'offset? Lo voglio fare 10 mm. Però io lo voglio fare mostro l'anteprima, sì, inverti. Perché non mi fa vedere l'anteprima? Interessante. Non mi fa vedere l'anteprima. Non capisco il motivo. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti, fa niente. Okay. Mostra offset dalla superficie, questa superficie. Non si è bloccato. Perché si è bloccato? Ha chiuso la connessione, cara. Ah, accetto. Sì, accetta, accetta. Quindi, stavo dicendo, faccio cieca, la porto leggermente più avanti. Un po' più fuori. Sì. Uno di qua e l'altro di qua. La faccio cieca. La faccio cieca. La faccio così, vedi. La porto fuori. Sì. Perché questo. In questo modo, quando andrò a fare una comune, non mi darà più errore. Guarda, okay. Inserisci funzione abbina comune, tre cose tra questo e questo. Vedi che non sono arrabbiato. Confermi, vedi? Queste sono le parti comuni. Sì. Ti potrebbe accadere, cosa che uso abbastanza spesso, dipende quando fai un elettrodo, ad esempio, di un'elettrosione. Mm-hmm. Supponi che tu vuoi fare, quando, diciamo, facciamo una cosa, facciamo un elettrodo. Come si fa a fare un elettrodo di elettrosione? La conosci l'elettrosione? No, sì. Sì, non lo usiamo. Okay. Però vabbè, no problem. Io adesso cosa faccio? Io voglio fare, dagli qua un po' di ciccio, cioè voglio spostare questa faccia. Ti faccio vedere un'altra funzione interessante. SolidWorks non ti permette solo di gestire gli schizzi, ma ti permette anche di gestire le superfici in modo con una tecnica chiamata normalmente direct modeling, cioè non ti basa sugli schizzi. Quando tu importi uno step, quando tu importi uno step, tu non hai la storia del pezzo, però hai la necessità di modificarlo, giusto? Sì. È chiaro, ti è mai capitato di importare uno step, di modificarlo? Allora. No, step modificarlo no, perché guarda, io attualmente usiamo Rhino, no? Ok. E quindi, non so, per la lamiera, per fare le superfici, faccio le superfici, però poi è sempre a spessore univoco. Sì, unico, sì. Qui non facciamo non facciamo lavorazioni meccaniche su quelle. Ah, okay. Su quei file di... Sì, ok. Ma, ok, al di là di questo, tu potresti benissimo prendere uno step e spostare questa faccia. Se tu vai qua sopra, voglio spostare questa faccia, vado, inserisci, funzione, sposta faccia, scusa, ho sbagliato, faccia, questo era, sposta, ok? Sposto quale faccia? Sposto questa faccia. In che modo vuoi spostarla? Voglio fare un offset. Un offset, vedi che gli indico l'offset, di quanto? Di 15, mettiamo. 25, vedi che lui ha fatto un offset della faccia, non mi sono basato sugli schizzi, ok? È veloce così. Certo, puoi spostare anche questa faccia volendo, vedi, vai qua, se tu premi enter, ripete l'ultimo comando, vedi? E poi fai ancora enter, boom, vedi? Sì.
A questo punto io quindi dico, anche se cioè quando disegniamo sono solidi, sono quando disegni cioè quando fai la funzione, una volta che tu hai disegnato fai la funzione, tu hai dei solidi che poi li modifichi come certo, vuoi, aggiungi qua nell'albero le funzioni che ti interessano. A me interessava, okay, ad esempio, suppone che io, poi tra l'altro puoi anche miscelare solidi con superficie. Qua per esempio, tu volendo potresti dire, ma io voglio una superficie, voglio ad esempio, facciamo così, guarda, ti faccio vedere, no, io prima volevo farti vedere una cosa interessante per quanto riguarda questo, un elettrodo. Supponi che tu vuoi fare un elettrodo di elettroerosione qua, guarda. Guarda, ipotizziamo che vuoi fare cose di questo genere. Tu qui vuoi fare, su questo piano vuoi fare uno schizzo, ok? Ok? Vado un attimino in modalità wireframe, perché voglio vedere lo spessore, eccolo qua. Ok, quindi faccio, su questo piano faccio uno schizzo. Io voglio disegnare qua, a caso, un asse, perché io dopo rispetto a questo asse farò una rivoluzione. Dico, io prendo questo, una spline, ok, ma perché mi interessa a me una spline. Tra l'altro io voglio, la spline la voglio interrompere esattamente qui, no? Per cui faccio un taglio adesso. Che cosa taglio? Taglio, vedi che io posso tagliare cliccando su questo pulsante, è sufficiente che io clicco, vedi che compare questo, e posso abbreviarlo, posso tagliarlo, ok? Ok? A questo punto io posso fare che cosa? Voglio creare un solido di rivoluzione. Sì. Ok, per cui faccio così, guarda. Posso. Anzi, tu conosci Rhino? Conosci? Sì. Oh, perfetto, allora cominciamo a lavorare con le superfici. Ti faccio vedere, per cui non è un problema se parlo di superfici. Fai rivoluzione. Io prendo questo schizzo, questo asse e lo rivoluziono, vedi? Sì. Prendo questo e lo rivoluziono ottenendo una superficie, ok? Sì. Per cui faccio rivoluziona, vedi? Ora ti faccio presente che io nello schizzo ho questa linea di mezzeria e questo schizzo. Quando gli dico rivoluziona, per lui, per il software, è palese, è da per default che deve ruotare rispetto a questo asse. Certo. Se ne avessi di più di uno, devo indicargli che rispetto a quale asse ruotare, chiaro? Certo. Quindi fai riestrusione. Attenzione, io posso fare un'estrusione, una rivoluzione. Scusami. Sì. Però devo prendere le superfici, qua non è questo che mi interessa. Devo prendere devo prendere la toolbar delle superfici, che è questa. Vai qua col destro, questa. Questo mi interessa a me. Io, volendo, questa toolbar, queste funzioni le posso avere anche tranquillamente non dalla toolbar, ma da qua. Guarda, qua chiudo un secondo. La posso avere anche di qua, Sì, sopra, sì, okay. Io faccio superfici. Quindi adesso fai una superficie. Io faccio una rivoluzione. Vedi che nel momento in cui premo rivoluzione, lui si prende in automatico questa asse, come asse, e questo come rivoluzione, no? Per cui faccio ok, vuoi rivoluzionare rispetto a che cosa? Cieco 360 gradi, o voglio rivoluzionare, non so, fino alla superficie, off della superficie, piano intermedio. E qua vedi, se faccio piano intermedio, magari faccio 60 gradi piano intermedio, vedi? Vado una parte, no? Vedi, andrò a creare questa superficie. Sì, una porzione. Di 60 gradi. Se conosci Rhino, per te le digerisci velocemente le superfici, cioè le mastichi benissimo. Per cui, ok, a questo punto vai qua, io voglio 360 gradi, boom. Guarda cosa succede, ritorno un attimino in shadow, vedi? Eccola lì, ecco la superficie, e controlliamo un attimino meglio qua, ecco, poi tra l'altro una cosa interessante di SolidWorks è questa funzionalità. Quando vuoi rientrarti nello spazio, vedi che hai qua gli assi cartesiani? Sì, sì. Se tu clicchi qua sopra, ad esempio, clicchi col... vedi, ti fa la Y normale allo schermo. Clicchi qua, ti fa la X normale allo schermo, vedi? Se tu vuoi ruotare, premi lo Shift,
vai, vai sull'asse che ti interessa ruotare, vedi che lui ti ruota in senso orario, oppure control shift in senso antiorario. Ok. Ok? Per cui, oppure Sì. guarda Y, bam, vedi? Oppure se, vedi? Vedi? Ok. Control 7, vai in isometrica. Io, a me Ok. interessa che cosa? Mi interessa questa faccia qua. Se tu prendi questa faccia e poi prendi la Sì. barra spaziatrice, lui te lo fa normale, vedi? Normale allo schermo, vedi? E poi vai a vedere che cosa? Vai a vedere il wireframe. Vedi tutto Ok. di Vedi cosa eccolo lì, interessa. sì. Io, tra l'altro, magari te li passo, mi sono mappato la tastiera. E il 99% dei casi utilizzo la tastiera per disegnare perché Veloce. è molto più veloce e per cui fai quello che vuoi in minor tempo. Chiaro? Ok, sì. Adesso noi con questa superficie che cosa possiamo fare? Fai sempre un'operazione booleana? Possiamo fare diversi tipi di operazioni con le superfici. Uno, possiamo tapparla e solidificare questo. Guarda Ok. quante cose possiamo fare. Possiamo tappare con questo con un piano, vado qua in superficie planare. Siccome questo appartiene a un piano, lui Sì. lo Sì, tappa. A planare. questo Con punto vedi piano. che lui ha una cartelletta con due superfici. Vedi? A Sì. questo punto io posso Risoluzione. Ok. cucire le due cucisco questo con questo e lo trasforma solido. Con questa Certo. funzione, vedi, cucire, unione superfici. Una superficie. Quindi vado, unisco questo con questo, gli dico creami il solido, cioè riempimelo, e Sì. unisci anche l'entità. Guarda, lui cosa fa? Unisce il tutto, fa sparire la cartelletta delle superfici e compare qua un altro solido. Nuovo solido. A questo punto io col solido cosa posso farci? Ma posso farci cose interessanti. Ipotizza che questo qua sia... Tu non vuoi fare un'operazione booleana, cioè non vuoi fare questo meno questo, Sì. perché facendo questo modo questo ti sparisce, giusto? Tu vuoi invece fare un'operazione booleana del tipo utilizza questo come elettrodo e scavami dove trovi tutto il grigio, Sì. no? Però mi mantieni il grigio, chiaro? Sì. Come fai? Mi inserisci? Lo sai? No. Inserisci, funziona, guarda, rientro. Questa funzione rientro ti dà la possibilità di fare una funzione con un elettrodo. Quindi fai corpo di destinazione, questo. Vuoi tagliare? Sì. Il corpo strumento, cioè il corpo di elettrodo, è questo. Lui comincia a tagliarti tutto, a fare una sottrazione booleana, ma mantenendoti questo. In più ti dà la possibilità di fare un offset. Negli elettrodi, in elettrosione, c'è questo gap, si chiama gap, no? Che è la scintilla. Se tu metti qua Sì. 5, lui prende, ti fa un offset di 5, facciamo di 1 così si vede meglio, ok? E ti fa una sottrazione booleana, ma ti mantiene il grigio, guarda. Vedi? Lui qua ha messo un offset di 5, Sì. però ti ha mantenuto, se adesso tu fai leggermente... Ti faccio la sezione qua, guarda, scusa, ti faccio la sezione qua, guarda. Vado su questa faccia, ti faccio una sezione, guarda, vedi che lui ha fatto un offset di 5, che negli elettrodi è comodissimo. Ma Vedi? quello sarebbe lo spazio minimo per lavorare, diciamo. Questo è nell'elettrodo, questo diciamo è la scintilla, Ok. perché questo è il finito che ti verrà fuori. E Ho questo capito, ho invece è il capito. gap, è la scintilla che lui ha. Per cui quando tu fai l'elettrodo hai due possibilità: o fai un elettrodo leggermente più piccolo, pari al valore della scintilla, oppure ti calcoli tu, dipende, metti qua l'offset e fai qua, ti calcoli tu la scintilla, cioè Ho dipende come capito, ho capito. intendi. Ok? E questa è Ok. un'operazione che possiamo fare. Oppure vediamo, torniamo un attimo indietro, guarda. Io per tornare indietro cosa faccio? Vado qua, vado qui, vedi queste operazioni qua? Io adesso le congelo, le sospendo. Perché le Ma hai sospendo? usato il control Sì, per
Okay. Contro, uso le funzioni e le sospendo. Perché le, perché le funzioni? Perché per me questa è un'ipotesi di lavoro. Io adesso cosa faccio? Sì. Io prendo la prima, prendo l'ultima, aggiungo a una cartella, quando sto lavorando, che sto facendo dei lavori, delle ipotesi che non so come va a finire e voglio verificare diverse ipotesi, prendere diverse strade, cosa faccio? In questa la chiamo per esempio ipotesi 1, ok? Torno indietro, sospendo tutto, ok? Vedi che sospendo tutto. E sospendi ritorno. E tutto grigio, quindi è... Sì, perché hai la storia del pezzo, per cui ritorni alla superficie. Sì. Okay? Perché io volevo dirti, adesso, con la superficie, che cosa puoi fare? Puoi fare una cosa interessante, puoi dividere. Tu potresti, ad esempio, fare un dividi con faccia. Cioè, vuoi prendere questo oggetto, dividerlo con questa, con una superficie che variamente va, che è in modo sagomato, in modo vario, no? Non è una semplice struttura, questa in questo caso è una semplice rivoluzione. Però potrebbe essere anche una superficie sagomata in diverse maniere, no? Cioè, quindi fai così, fai dividi, inserisci, funzione, dividi. Dividi che cosa? Allora, qual è lo strumento di divisione? Questa superficie, in questo caso ne abbiamo solo una, taglia tutti i corpi. Sì. Vedi che adesso lui ti divide questo corpo, vedi che te lo divide in due perfettamente? Sì. A questo punto io posso dire, ok, posso io dire dividere tutto, posso anche eliminare volendo, io posso anche dire elimina questo corpo qui. Ma in questo caso voglio solo dividere il corpo utilizzando questa superficie. Vedi? A questo punto ho una superficie e poi ho questo corpo che è quello di prima e questo e poi questo. Vedi che adesso io ti nascondo questo corpo, vedi, nascondi e ti nascondo anche questo. Vedi? Ho diviso i due corpi con la superficie. Sì. Mi sono spiegato? Sì. Ok, adesso cosa posso fare? Posso ad esempio posso anche spessorare una superficie, cioè da superficie andare a solido. Guarda, puoi ma con Rhino gestisci anche i solidi? No. Ma cioè Rhino nasce come modellatore di superfici, poi dopo unendo le superfici ai solidi, diciamo. Ecco. Sì, non ha gli accoppiamenti, non l'hai messo in tavola. No, sì, no. Questa cosa qua è solamente un modellatore. Ha un po' di problemi anche nella raggiatura delle superfici. Sì. Nel senso che se ad esempio non va, lo devi rifare, devi riprenderle, è un po' un casino. Sì, dipende poi. Vabbè, comunque. Adesso io torno un attimo indietro, questo qua, questa funzione la cancello, ad esempio posso fare qua, la metto sotto un'altra cartella, ad esempio, prendo questa funzione, faccio inserisci, aspettami, aggiungi la cartella, prendo questa, vedi che io ho preselezionato la funzione, vado col tasto destro, aggiungi alla nuova cartella, e questa per esempio la chiamo... Ad esempio, ipotesi 2, ok? Ok. Io tutto quello che c'è qua dentro lo sospendo, vado qua col destro, lo sospendo e torno come uno prima, è come se fossi qua, no? Perché io voglio adesso farti vedere che questa superficie io la posso spessorare e trasformarla in solido. Spessorare vuol dire che diamo spessore? Sì, spessorare uno spessore che decido io. Per cui vado, inserisci, cioè passo la superficie solido. Volendo posso fare anche un offset di questa superficie. Ti faccio vedere, inserisci, funzioni. Aspetta, dove che era? Superficie. Qua forse, non mi ricordo. Eccolo qua, inspessimento. Ok, quindi che cosa voglio spessire? Questa superficie. Di quanto voglio spessirla? Di 5. Okay. Però qua ti dice, tolgo un unici risultato perché voglio avere un altro solido distinto dagli altri.
poi dici sì. Ok, lo spessore lo vuoi tutto da una parte, sì, lo vuoi, metà 5 voglio metà, no aspetta 5 di qua, no qua ragiono in modo diverso, qua ah. Non dice 2 e mezzo di qua e 2 e mezzo di là, qua dice 5 di qua 5 di là, vedi, alla fine tu qua ottieni 10 alla fine, sì, okay. Oppure tutto da una parte, sì, vedi, a questo punto a me interessa ad esempio questo, confermo, interessante. Qua probabilmente perché la spline non riesce a convertire in solido, all'esterno lo fa, l'interno non lo fa perché probabilmente quando va a spessorare ha qualche problema di risoluzione, si tocca qualcosa, gli dà qualche problema. Adesso non vuoi stare qua super, ma sì, avrà qualche problema durante, quando fa lo spessore di 5 verso l'interno. Magari se facessi verso l'interno un millimetro lo fa, eh. Se io facessi verso l'interno ad esempio 2 millimetri, vediamo se lo fa, non lo fa. Un millimetro lo fa. Sì, è la spline probabilmente, perché io l'ho fatto così velocemente, capito? Non sì, 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 ho capito. Ok, a questo punto cosa facciamo? Beh, possiamo fare anche qua una sottrazione booleana, oppure una sedia di oggetto. La chiamo io sedia di oggetto, quello di prima. Sedia di oggetto è questa qua. È questa qua, guarda. Sedia di oggetto è la funzione, quella dell'elettrodo. Sedia di oggetto, rientro. Rientro, quindi corpo di destinazione, questo. Voglio fare un taglio. Non voglio avere offset, quindi 0, e l'area del corpo strumento per me è questa, ok? Vedi che io sì, magari mettiamo anche, magari mettiamo magari 2 o 1, magari se la facciamo 1, l'1 non ce la fa, se ne che gli dà qualche problema. Vedi che adesso io ti nascondo questo momentaneamente, guarda, vado qua, nascondo, vedi che ha fatto la sagoma? Sì. Questo si usa tanto quando fai elettrodi, vedi? Sì, 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 stampi, sì. Soprattutto. Sì, sì, sì. Bon, ok, e fin qua ci siamo. A questo punto abbiamo fatto la parte. Parliamo magari di un nuovo concetto che è la configurazione di parte. Tu questa cartella la conosci? No. Ti serve quando, allora, supponi... Quindi la terza... È la terza, sì. Perché si chiama configurazione di parte? E perché ti serve? Perché tu vuoi rappresentare all'interno di un file geometrie leggermente diverse che variano per una dimensione. Supponi che tu hai questa lunghezza. 420, sì. Questa lunghezza, e ipotizza che questa lunghezza ce l'hai in questa configurazione per ad esempio la versione VER 01, hai diverse versioni, oppure per il cliente 01, sono per il cliente A, cioè tu vendi questo prodotto oppure una versione cliente per il cliente A, perché il cliente A gli serve un prodotto che abbia questa lunghezza, ok? Sì. Poi metti che tu vuoi creare una nuova versione, una nuova configurazione, vai qua col destro, aggiungi configurazione, questa nuova configurazione è per il cliente B, ok? Perché il cliente B ha un'altra esigenza, ok? Al posto di fare diversi salvataggi, dici guarda, io questo 420, vedi che adesso è attivo il cliente B, la configurazione, sì, cliente B. Io per il cliente B voglio questa lunghezza non 420, ma la voglio ad esempio 4,60. Attenzione, la prima volta vedi che qua devi cambiare, perché questo valore non è, sì, per tutte le configurazioni, ma questo, sì, valore è per questa configurazione. Ok, ok. Confermi. Poi supponi che, vedi 4,60, supponi che poi il cliente, sì, B, viene il cliente C e ti dice però io la mia macchina non la voglio così, voglio 500, mettiamo, no? Tu non, sì, è che fai, non è che stai a rifare tutto il pezzo,
no. Dici aggiungi una configurazione per il cliente C, per cui aggiungi configurazione, il nome della configurazione te lo scegli tu a tuo piacimento, è chiaro, ovvio, sì. ABC per il cliente C, ok? E quindi vedi che adesso il cliente C, diciamo che vedi che adesso c'è questa configurazione, vedi? Quindi sì. Io sto variando questo valore per questa configurazione, lo chiamo 500. Sì. Confermo. Vedi? Guarda adesso. Adesso noi abbiamo lo stesso pezzo in tre configurazioni per il cliente A, per il cliente B. Devo ricostruire chiaramente. Ok. Cliente B e per il cliente C. Vedi? Sì. Tu però potresti fare qualcosa di più complesso, non solo modificare una dimensione, ma modificare anche un'altra dimensione. Supponi che il cliente C dice io voglio 500, ma questo lo voglio 180, mettiamo, no? Quindi facciamo 180 non per tutte le configurazioni, ma per la configurazione corrente. Ok? Guarda, quindi adesso abbiamo il cliente A che è questa lunghezza, il cliente B che si è allungato, ma il cliente C ha variato questa e questa, guarda, vedi? Due. E potresti fare anche qualcosa di più complesso. Mettiamo che il cliente C ti dice che lui vuole un foro qua, ma gli altri no, capito? Per cui dico, io su questo, mentre attiva la configurazione del cliente C, tu dici su questo for, su questa faccia, mi faccio che cosa? Uno schizzo, mi faccio ad esempio un foro, o magari facciamo per esempio, facciamo un filetto, mettiamo che il cliente C vuole un filetto qua, per cui fa inserisci una funzione, una creazione guidata fuori. Su questa faccia voglio fare che cosa io? Un filetto, questo di tipo un preforo standard mi sta bene. Voglio fare un M, facciamo un M16 e lo voglio fare passante, non cieco, passante, tutto. Ok? Sì. In che posizione voglio metterlo? Ne metto uno qui e poi magari ne metto uno qui. E poi magari gli do anche dei vincoli. Vado qua, dico ad esempio, non so, che questo 2, devo questi 2, vedi che quando c'è questo simbolo, vedi che c'è questa col tromba, cono rosa, cos'è? Vuol dire che tu hai abilitato i fili. Io inavvertitamente probabilmente ho schiacciato qualcosa e ho abilitato i filtri. Per abilitare i filtri devi premere F5. Se premi F5 ti esce fuori la barra di filtri. In questo momento io ho abilitato solamente, lui mi seleziona solamente i bordi in un solido. Ma a me la cosa non mi piace, voglio tutti i filtri. Vedi? In questo modo io... No, scusami, Aspetta. Seleziona tu questo. In questo modo io posso selezionare anche i... Vedi? Vedi che seleziono tutto? Guarda, Vedi che... Ho tutti i filtri selezionati, per cui adesso posso fare così, guarda. Vado un secondo qua, vado qui, modifica funzione, ok, posiziono, io voglio che cosa? Premo l'esc e dico che questo, supponiamo che questo, ma perché caspita te, o premo qualcosa io che magari non capisco per quale motivo... Aspetta, premo F5, tutti i filtri, ok, sono abilitati tutti i filtri, va bene, mi sta bene, per cui faccio, vado qui, modifico schizzo, vado qui e gli dico che sono verticali, gli do io le, però una cosa che non capisco per quale motivo... Non ti ha preso tutte e due? No, è che non capisco perché questi filtri intervengono. Aspetta un secondo, Vado qua.
Adesso funziona. Vabbè, comunque prendo tutti e due, vi dico verticali, vedi? E poi magari voglio che questi punti siano rispetto a questo origine simmetrici. Per cui cosa sì. faccio? Vado qua, linea di mezzeria rispetto all'origine. Sì. Sto qua in orizzontale, vedi che lui in automatico, vedi quel rettangolino giallo? Vuol dire che lui sì. assegna automaticamente dei vincoli, li assegna a questo elemento che sta in server orizzontale. Il discorso anche lì, no? Giallo, arancione, verde. Allora, quando è verde, allora quando è giallo vuol dire, come visto prima, che lui in automatico gli mette quel vincolo. Okay? Sì. Una volta che, ad esempio, vedi qua, questo qua è verticale. Vedi che io voglio che questo, questo e questo siano simmetrici. Quindi sì. io li seleziono tutti e poi dico rendi simmetrico. Qual è il concetto di simmetrico? Vedi che c'è aggiunto il simmetrico? Qual è il concetto sì. di simmetrico? Che lui rispetto a questo li muove sempre in modo simmetrico. Cosa vuol dire? Che se io adesso assegno qua una quota totale, chiaramente lui fa un simmetrico. Guarda, ti faccio vedere. Non mi comanda più perché mi sa che è saltata. Saltata la linea, aspetta che guardiamo. Sì, mi sa che è saltata la linea. È saltata, mi sa. Infatti è saltata. Quindi il simbolino quadrato simmetrico è questo. Cosa vuol dire? Che quando, qual è il vantaggio del simmetrico? Che quando io adesso sì. gli assegno una quota piena, ad esempio sì. 100, oh, scusa, 100, 100, sì. lui fa 50 per parte rispetto a questa linea. Sì. Sì. È chiaro? Sì. Ok, a questo punto stavamo dicendo prima che cosa? Che suppone che il cliente ci voglia questi filetti, ma gli altri clienti sì. non li vogliono. No. Giusto? Sì. Quindi quando vai sul cliente B, vedi che è scomparso? Sì, perché tu hai lavorato solo su cliente esatto. C. Lui ha memorizzato questa funzione solamente nella configurazione attiva. Vedi? Quindi io ho sospeso una lavorazione. Qual è il concetto? Che io a una configurazione posso sia associare la modifica di quote, ma anche la presenza o meno di funzioni. Qua per esempio sì. io volesse, ipotizziamo che qua ci mette un raggio. Vedi che attiva sì. la funzione cliente C, la, sì. la configurazione cliente C, vedi? Sì. Se io vado qui e dico sì. su questo spigolo io sì. ci faccio uno smusso, sì. vedi che io ho associato sempre questa funzione a cliente C, vedi che adesso qua sì. nel momento in cui io cambio la configurazione, lo faccio diventare per il cliente A, lui mi sospende sì. sia lo smusso sia questo. Chiaro? Chiaro il concetto? Chiaro. Ok, e facciamo finta che dici ma io un domani il cliente A ti dice io voglio lo smusso, come fai? Copi la funzione? No, devi fare così, guarda, vai qua sulla funzione, clicco col destro, configura sì. la funzione, qua come si legge questo schemino? Ti dice qua la funzione, qua ti dice se è sospeso oppure no, vedi che è sospeso per tutti tranne per il cliente C. Che c'è, sì, ok. Se tu volessi lo smusso anche per il cliente A, è sufficiente che togli la sospensione e fai applica. Sì. A questo punto vedrai che il cliente A avrà lo smusso, guarda, sì. vedi? Il cliente A sì. ha lo smusso, il cliente B non ha lo smusso e il cliente C ha lo smusso e i filetti. Sì. E mettiamo che tu nel cliente B invece dice, ma io voglio, il cliente B ti dice, io non voglio i filetti, non voglio lo smusso, ma voglio i filetti. Guarda, in generale, se tu prendi tutte le funzioni, ad esempio da qui, no, da qui a qui, queste due per esempio, no? E fai configura, potresti prendere anche tutto l'albero volendo, cioè non è che ne prendo quattro, configuro le funzioni. Vedi che qua c'è il cliente A, cliente B, cliente C, le funzioni che hai selezionato e dove sono sospese. Vedi,
È chiaro questo schemetto come si legge? Sì, sì. Mettiamo che io... C'è tutto il check. Esatto. Il concetto è che questo è se è check è perché è sospesa. Per cui qua si legge che questa funzione di foro filettato è sospesa per il cliente A, per il cliente B, ma non per il cliente C. Se io volessi il foro filettato per il cliente A, tolgo il check qui e faccio A, perché vedi che adesso nel cliente A ci sarà sia il filetto sia lo smusso, come nel cliente C. Vedi? Sì. Guarda, abbiamo detto cliente A c'è filetto e smusso, cliente C filetto e smusso, e il cliente B invece non c'è né filetto né smusso. Ok. Chiaro? È okay. Chiaro il concetto di configurazione? Sì, 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 abbastanza. Allora, io faccio prova 1. Sì, aspetta che la mettiamo in... Mettila in corso SolidWorks. Ok, la Angelo, allora giocherò. perfetto. Ho fatto la... Fai qua, crea una nuova cartella chiamata corso SV. Poi i nomi di file, io ho Sì. l'abitudine, metti un trattino, non mettere lo spazio, perché lo spazio ti inganna, perché magari è uno, due. Sì. Non usare, questo è il mio Cosa mettiamo consiglio, non usare mai gli spazi quando utilizzi i nomi dei file. O utilizzi un trattino, un meno, o qua? un Sì. underscore, che è quel trattino basso. Perché dà problemi? Ma perché, caspita, io mi dà fastidio per me, perché una volta, ti parlo di anni fa, c'era il DOS 3.1, c'era che gli spazi non, dei file non li voleva. E allora, perché il file system era fatto in un certo modo. Poi, quando era del tempo, sono cresciuto con questa abitudine, e poi c'è un'altra ragione. Quando tu cerchi i nomi dei file, magari sei... se metti uno spazio o due spazi, magari non ti accorgi, ma per lui fa la differenza. Per cui anche la lettura poi è più facilitata se metto il trattino. Ma questa Ok, è la mia sì. abitudine, il mio consiglio. Metto lezione 1 e poi metto il Lezione, non so, trattino 01. trattino così. Trattino Sì. 01, diciamo. Vedi, così almeno. Mia abitudine è più chiara la La lettura, chiavino. ti salta subito all'occhio, Sì. non si affatica, non sa cercare. No, Ok? va bene. E questo lo chiami ad esempio solido parte 1. Fai P, fai, dagli un codice, fai così, guarda, fai, faccio io, fai parte 01, to. Il suo codice è questo. Ok, va Ok. bene. Ok. Quindi oggi abbiamo visto la parte, Va gli schizzi, la configurazione di parte. Come esercizio, prova tu magari a fare qualcosina, lo stesso tipologia, creandoti delle configurazioni tu. Ok? sì. Sì. E poi la volta prossima vediamo di andare avanti mettendo più parti nell'assieme e dopo fare una messa in tavola. Sì. Hai domande? No, questa cosa qua un po' l'ho capita, ecco, ho visto quella cosa nuova che ho visto sulle configurazioni che Non conoscevi? non conoscevo, no, no, Si ecco. usano tantissimo le configurazioni, specialmente nella viteria, quando hai un M8x10, M8x12, Sì. Devi M8x15, contestare. M8x16. Quindi hai una parte in n configurazioni dove cambi la lunghezza, è comodissimo. E poi lì a ogni configurazione poi puoi associare un codice, perché dopo ci va dietro anche ogni configurazione deve avere il suo codice per ordinarlo, chiaramente. È abbastanza vasto comunque, se vado velocemente. No, è vasto e vasto, sì, lo vedo. E niente, un po' di carenze che ho visto, nel senso nei vincoli praticamente, Gli quando faccio assiemi magari allora. così, nei vincoli, quando, ma non negli assiemi, anche non so, nelle parti, mettiamo, no? Non so se mettiamo che gli do il vincolo iniziale che è verde.
per modificarlo vado sopra il vincolo, lo cancello e metto, non so, simmetrico, verticale, sì, orizzontale. Tu parli delle relazioni degli schizzi, certo. Sì, sì, lì chiaramente ti posso far vedere alcune cose, però bisogna disegnare per sbattersi, a fare un po' di esercizi. Ti mando magari un qualche esercizio da fare, sì, così te lo fai, sì, ti faccio due o tre esercizi, così la prossima volta te li fai per la volta, sì, prossima. Sì. Praticamente per, se devo cambiare il vincolo vado sopra. Sì, perfetto. Se tu sei qua, supponiamo che sei qua, metti che su questa faccia fai, uno, fai un cerchio, mettiamo, e supponiamo poi che tu dici, vabbè, io questo, mettiamo che lo voglio fare qua, per esempio, no? Io dico che questo e questo all'inizio metti che sia tangente, ok? Vedi che sì, io vado su e giù, ma comanda la sì, tangenza, no? Metti che sì, per qualche ragione la tangenza tu non lo vuoi più rispetto a questo, ma rispetto a questo. Sì. Sei obbligato, sì, ad andare qua, cancellare, e poi dici, okay, che questo e questo è la nuova tangenza, vedi? Vedi che, okay, qua selezioni gli elementi e qua metti la relazione. Cioè, sulla relazione nuova devi cancellare quella vecchia, sì, diciamo, per ricreare. Che io sappia, sì, magari, sai, mi fai venire un dubbio. Io ho sempre fatto così, però... Aspetta. No, ho visto sui tuoi video, alla fine mi sembra che... Cioè, io faccio sempre così, però può darsi che magari... Sì. Arco, tangenza, arco, entità... Mi stavo pensando se magari potevo fare così, ma non mi sembra. Cioè, io di solito li cancello sempre e dopo... Sì, mi sa proprio di sì. Cioè, non vedo altra possibilità. Io cancello, sì, questo, e dopo gli assegno. Okay. Dopo gli dico sì. Sì, ok. Poi mi è capitato di usare il rettangolo Sì, in un video. sì. Ah no, qua viene, mi vengono cose... Automatici, giusto, automatici, sì, certo. del... che si usa, Perché ok. Tu hai impostato su software, cosa che ce l'ho anch'io, assegna relazioni automaticamente. Ma sono comodissime, Ah, ok. certo, sono così, almeno ti dà, se tu non avessi queste relazioni, se io cancello queste relazioni, dopo caspita, il rettangolo C'era non un è più un casino, rettangolo, sì. ma ognuno fa, vedi, Sì, no, un casino, un cioè casino, è un sì. casino, dipende come stai disegnando. Magari a volte ti fa comodo non avere le relazioni, cioè Sì. non sempre sono comode, cioè a Certo. volte ti fanno comodo, altre volte invece ti danno fastidio. Ok. Chiaro. Mi è capitato di vedere sui tubolari lo schizzo, diciamo, lo si usa sempre nel disegnare e usi le funzioni, quindi fai soglie, superfici, eccetera. Quando si usano gli elementi strutturali con la lamiera o altro, lì vedo che usa lo schizzo 3D. Certo, lo usa lo schizzo 3D nei tubolari, certo. Quindi con i tubolari usi lo Sì, schizzo 3D, che è noi in più questo momento veloce. abbiamo usato sempre lo schizzo nel piano, cioè ci siamo basati o su una faccia o su un Solo sul piano e piano. poi abbiamo applicato la Ok. funzione, però nulla, cioè nulla, dipende dal contesto. Se fai stampi, allora usi parecchio lo schizzo 3D, ma per la meccanica non la usi. Devi andare qua, Sì, guarda, no, schizzo dalla 3D. carpenteria, Nella dalla carpenteria carpenteria. lo usi, certo, perché adesso se tu vai qua a schizzo 3D, vedi che sono nello schizzo 3D, clicco qui, Sì. clicco ad esempio qui, vedi che compare XY, vedi? Se io Sì. clicco qui, e adesso io sono nel piano, vedi che sono nel piano XY, vado qui, Sì. premo il tasto Tab, vado, mi sposto, Tab, sì, mi sposto nel piano YZ. Poi, ad esempio, mi muovo nel piano, premo ancora il tasto Tab e cambio il Ah, è piano, veloce così, no? Vedi? veloce. Vedi? E Sì. poi, magari, già che sono qua, posso andare, ad esempio, riagganciarmi qui. Vedi? In questo momento io ho fatto uno schizzo 3D nello spazio. Sì. Sì. E dopo posso prendere questo schizzo e farlo seguire con dei tubolari. Sì, ho capito, più veloce. Sì. Poi vabbè, dopo dedichiamo una lezione specifica ai tubolari, che c'è tanto da Sì. sapere. Cioè, in un'ora di lezione non è che puoi pretendere tutto. Cioè, c'è No, lamiere, certo. superfici, E schizzi, dopo ti mando ciao. l'immagine, cosa mi è successo Va praticamente, no? Che bene, praticamente vado a fare la sezione nuova del tubolare, dai. la vado a salvare come
libreria, Sì, perché parte quella libreria. cartella è in sola lettura, è per quello. Devi cambiare qua l'ubicazione dei file, non devi scrivere in quella cartella, devi andare qui in opzioni, magari vediamo la prossima volta con più Sì, dai. calma. Devi andare qua in opzioni, che non vedo. Eccolo qua, opzioni. Qua nel percorso devi indicare un'altra cartella, posizione file. Qua c'è una cartella chiamata. Fammi riflettere, file di trame, profili del modello tabella, modello distinti di taglio, profili delle saldature, Profilo di questo. saldatura, Devi sì, questo è aggiungere italiano, sì. Personalizzata. qua una cartella personalizzata in documenti, per esempio, ok? E possiamo fare anche adesso, Vai qua sotto Sì. Angelo Carollo, ad esempio, ecco, sotto Angelo Carollo lui andrà a cercarsi una specifica cartella. Lì, perché Ok. la cartella Angelo Carollo è a lettura e scrittura. Qua ti chiede, Sì. vuoi apportare le seguenti modifiche ai percorsi di ricerca? Sì, confermi. Ecco, adesso quella cartella è vuota, c'è da Sì, popolarla, però quando adesso facciamo inserisci un membro strutturale, inserisci, aspetta, saldature, elemento strutturale, gli dici, vedi che qua è corso SolidWorks, che è praticamente sotto la cartella di Angelo Carollo, vedi, lezione avevo 1, e d'accordo. qua ci andrai a mettere i tuoi tubolari, vedi. Ok. Ok. In questo caso io prendo quello standard, ISO, tubo, 213x23, e qua poi gli metto questo. Ok. Vabbè, però c'è una lezione da dedicare, che c'è parecchia Va bene, roba da fare. va bene, va bene. Ok. Ok? Ok, ti Va mando bene. qualche esercizio da fare e dopo lo fai Sì, da dai. solo, insomma. Ok? Sì. Va bene. E ci aggiorniamo la settimana prossima. Se hai domande, Sì, magari mandi un giovedì, WhatsApp. vediamo, Ok? vediamo. Se hai domande, qualcosa. Ok? Va bene. Va Ok, bene, ci ti ringrazio, sentiamo. dai, ci sentiamo, buona Dopo ti mando serata, il ecco. video, stasera te lo renderizzo, così ti rimane, e dopo con calma lo faccio un attimino bello e lo Così metto su qua, YouTube, sì. più carino, Va insomma, bene. ok? Grazie. Prego, ciao, 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 buona ciao, buona serata, serata, ciao, ciao. ciao, ciao.